E oggi conosceremo un altro paradiso, qui possiamo dire veramente un paradiso delle terre del Salento. Andiamo alla Valle dell'Itria, a Cisternino, dove le specie naturali vengono preservate, vengono valorizzate e conservate. Lì andremo a un luogo che è veramente meraviglioso, è un vero e proprio paradiso. Ai giardini di Pomona. We are going to Cisternino countryside, the heart of the Itria Valley, known also as Trulli Valley. And there we are going to visit a paradise, the gardens of Pomona, a place where over 700 fruit trees are protected and preserved. La Valle d'Itria riserva continue scoperte. Oggi ci troviamo a Cisternino, in questo angolo dell'Alto Salento vedremo un vero e proprio paradiso. Ci troviamo infatti nei giardini di Pomona, un orto botanico, un agrimuseo dedicato alla dea della frutta. Ci guiderà in questo spazio Paolo Belloni, che è milanese di nascita ma trapiantato qui a Cisternino da circa 6 anni. E ha voluto portare un progetto speciale per tutelare la natura e valorizzarla. Ciao Paolo. Ciao. Come va? Bene, grazie. Sì, sono venuto qua 6 anni e mezzo fa, visto che già mi occupavo di conservazione delle vecchie varietà di alberi da frutto in particolare. Il mio lavoro allora consisteva nel mettere in contatto le persone che recuperavano le varietà in vari territori regionali italiani. A un certo punto mi sono stufato del computer e del cellulare, avevo bisogno della terra e quindi ho deciso di cominciare a raccogliere le varietà locali. Varietà locali e poi a volte varietà internazionali, varietà di altre regioni italiane, comunque diciamo un grosso lavoro sul recupero delle varietà che vanno sotto il nome di varietà antiche, nel senso che per me antico è quello che è stato costituito anteriormente al 1950, che è un po' la data dopo la guerra nella quale appunto è iniziata l'industrializzazione in agricoltura e tutta una serie di varietà hanno cominciato a scomparire. Per esempio quelle a maturazione scalare, quindi che non permettevano operazioni, diciamo, di raccolta in tempi diversi, ma con le nuove esigenze appunto sono state eliminate di fatto. Mentre queste avevano un vantaggio, no? Nel senso che per la famiglia continuavano a produrre frutti per un periodo più lungo, con le necessità, con i costi di manodopera, eccetera, eccetera, ci sono tutta una serie di varietà che sono scomparse. E qui naturalmente c'è una parte del Salento in questo giardino. Ah sì, 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 ci sono tantissimi fichi del Salento, ho almeno 90, 80 o 90 varietà di fichi salentine, che è un numero straordinario, sì. Nel Salento c'è questa ricchezza incredibile di varietà di fichi. Allora andiamo a fare una passeggiata. Come no? Siamo in inverno e ovviamente non vediamo le piante fiorite, ma il clima è suggestivo. Devi sapere, Paolo, che io finora sono stata nelle campagne del Salento, ho raccolto un sacco di ortaggi, anche qualche frutto stagionale, e adesso volevamo fare una cosa diversa. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo splendido giardino e volevamo fare una cosa, insomma, più particolare insieme a te, per cui tu ci guiderai. Questa è la feijoa, un'altra pianta subtropicale, viene molto bene in Puglia, è una pianta ornamentale molto bella, fa un fiore bellissimo, i petali di questo fiore sono commestibili, sono molto dolci. E poi il frutto, col frutto si fanno marmellate. E poi un bellissimo olivo. Bellissimo olivo, sì. Simbolo del Salento. Credo che ce ne siano 60 milioni in Puglia. Beh, la Valle d'Itria è praticamente la culla degli olivi. Questo è il corbezzolo. Questo fa i frutti rossi, giusto? Sì, sì, sì. Sono, boh, sono frutticini non tanto grossi. È stato il primo frutto dal quale è stata tratta una
bevanda alcolica, nel neolitico si faceva vino con il corbezzolo. E i latini lo chiamano un edo, cioè uno edo, ne mangio uno solo al giorno, non ho capito perché, io ne mangio di più quando ci sono, però. Qua abbiamo delle varietà di agrumi. Sono limoni questi, giusto? Sì, questi sono limoni. Sto facendo delle valutazioni di resistenza al freddo e quindi non vengono protetti in inverno. A meno un grado si perdono i frutti immaturi, a meno due gradi si perdono i rami e a meno 5, 6, 7 si perde la pianta, quindi progressivamente vedo i danni. Tra queste però ci sono alcune varietà interessanti come questa foglia variegata, questo è un arancio a foglia variegata. Già dipinto da Bartolomeo Bimbi per Cosimo III de' Medici a cavallo tra il 600 e il 700, quindi una varietà di agrumi storiche. Vogliamo italiana. Spiegare perché questo nome, i Giardini di Pomona? Sì, perché appunto la dea Pomona era la dea latina che proteggeva gli orti e i frutteti. Viene spesso rappresentata anche con un tralcio di vite in una mano e un ramoscello di olivo dall'altra. Quindi proprio bellissima. Sì, è una bellissima dea. Questi sono i carciofi, ormai sono esperta carciofi. Di carciofi. Sì. C'è una pianta che preferisci su tutte? Che ti affascina di più per la sua storia, per i suoi colori, i suoi profumi? Sì, a me affascinano molto gli agrumi storici italiani perché sono particolarmente interessanti e misconosciuti. Nel senso che tre secoli fa i principi mostravano questi agrumi come, diciamo, un elemento che faceva vedere il loro potere in un certo senso. E per due secoli ormai sono andati un po' a perdersi. Adesso si stanno ritrovando, ricercando. Come mai questa tua passione per le piante, per gli alberi da frutto? Quando nasce? Oh, come dire, forse nasce con mio nonno quando ero piccolo, che mi portava insieme a lui e amava molto le piante, quindi mi ha trasmesso questo amore per le piante. Poi in effetti credo che la cosa scatenante sia stata il fatto che ho incontrato una persona molto anziana che aveva una pera particolare nel parco del Cilento e ho pensato che questo frutto sarebbe scomparso con lei. Ho pensato che fosse davvero una perdita, come dire, non solo di un bene materiale ma anche di un bene culturale, cioè per me in fondo il ritrovamento di un frutto perduto è esattamente sullo stesso piano che ritrovare un'emergenza architettonica rilevante oppure che ne so io, un reperto archeologico importante, no? Perché raccontano la storia di una civiltà. I frutti hanno fatto parte di questa civiltà, sia come appunto come frutto in sé, come patrimonio genetico, diciamo, ma anche e soprattutto per tutti gli utilizzi che venivano fatti in cucina, per l'importanza economica che avevano nell'economia di una famiglia, per tutta una serie di motivi, che ne so, nelle mele dalla Golden, no? C'è quella e basta, o poco più. Io avrò assaggiato forse 350 varietà di mele, no? Per cui c'è una tale gamma, una tale ricchezza, che esattamente, allora mi piacerebbe appunto che questo non andasse perduto. E devo dirti che mi piace molto questa chiave di lettura che valorizza i frutti, li nobilita, certo. E ci fa capire che anche loro hanno una storia. E soprattutto che c'è un enorme patrimonio, davvero un enorme patrimonio, perché noi non sappiamo che cosa ci potrà essere utile tra 20 anni, certo. No? Questo è un arancio amaro scannellato o incannellato, Citrus canaliculata, e è una, sì, esattamente, e quindi è una di quelle varietà appunto che non si trovano comunemente. È un ha queste protuberanze? Sì, è un limone. Ed è commestibile? Sì, in Sicilia lo mangiano, lo affettano, è un pompelmo particolare, però. E fate anche il miele? Qua, sì,
Ci sono le api che servono per l'impollinazione dei fiori di ciliegio. Questi sono dei mandarini? Questi sono, sì, sono delle clementine, diciamo. Sono buonissimi. Questa è forse la più grossa collezione di fichi italiana, con oltre 220 varietà. Le varietà pugliesi sono le ultime che ho acquisito perché me ne sono portate dal nord quando sono venuto e si trovano nel campo di là. Come ti trovi nel Salento, Paolo? Molto bene, molto bene. Qual è la cosa che ti piace di più del paesaggio? Qua ho ritrovato un rapporto con la natura, cioè quando si sente il vento, si vede il cielo la notte, rispetto a Milano, no? In cui le stelle non si vedono. Allora senti gli elementi della natura, sai dov'è il nord, l'est, il sud e l'ovest. Poi ho questo rapporto con la terra, ho questo rapporto. Io non ho mai avuto nostalgia di Milano tutte le volte che sono andato via. Da qua se vado via, cioè se vado via una settimana, devo tornare. Sì. E siamo davanti al fico d'India, che è un simbolo di questo territorio. Certo. Qualche aneddoto legato a questa pianta? Si riescono ad essiccare i frutti. È una cosa che non fa quasi nessuno, però potrebbe essere interessante come mercato di nicchia. Che in Sicilia cucinano anche le bucce in pastella del frutto, cioè tolgono la buccia e poi la cucinano in pastella. Stiamo dando un'idea, magari. Sì, 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 anche, sì. Noi vi salutiamo, grazie Paolo per averci guidato grazie nel tuo Maria splendido Pia. Giardino. Ci rivediamo tra qualche mese. Assolutamente con sì, i colori aspetto, della primavera. Certo. Alla prossima.